pillole di Non Solo Suoni. La storia della musica passa da noi. Eccoci pronti a partire sulle note della musica di vario genere e di vari autori, oggi traendo ispirazione da una notizia recente che ci arriva da Gabry Ponte, ossia uno dei DJ più amati della fine degli anni 90 e soprattutto inizio 2000. Ebbene, attraverso i suoi profili social, Gabry Ponte ha fatto sapere, dopo qualche mese dall'intervento al cuore a cui è stato sottoposto per una malattia congenita, che diventerà presto papà a 47 anni. Infatti ha scritto: "Niente, sto per diventare papà. Quante emozioni quest'anno!" Il messaggio è apparso sul suo profilo Instagram, dove ha annunciato di aspettare un bambino postando l'ecografia. La notizia è particolarmente importante per Ponte, visto che a gennaio è stato sottoposto a una delicata operazione al cuore, ovviamente poi e fortunatamente che è andata nel migliore dei modi. Della vita di Gabry Ponte, noto soprattutto per la sua attività di DJ e producer, oltre che di fondatore dello storico gruppo Eurodance degli Eiffel 65, si sa molto poco. Della sua compagna infatti non si sa né il nome né la professione, e in questo l'artista è decisamente in controtendenza rispetto ad altri colleghi che appunto alimentano invece il gossip che tiene banco sia sui social che sulle riviste. La decisione di condividere con i suoi follower la nascita del figlio, comunque, anche se non si sa ancora se maschio o femmina, è stata probabilmente dettata da un anno appunto così particolare e dall'operazione al cuore. Il fiocco rosa dunque arriva in un periodo particolare, rosa o azzurro naturalmente, concedendo all'artista un momento di gioia e di commozione. In attesa di capire qualcosa di più anche su questo aspetto della sua vita, visto che le uniche foto che esistono sui social lo ritraggono insieme alla sorella e ai tre nipoti ai quali è molto legato, non resta che complimentarsi. La notizia comunque è un piacevole modo per ricordare gli Eiffel 65, un gruppo musicale eurodance italiano nato nel 1998 negli studi della casa discografica torinese Bliss Corporation. All'inizio ne facevano parte il musicista Mauri, cioè all'anagrafe Maurizio Lobina, il frontman e cantante Jeffrey J, cioè Gianfranco Randone, e appunto il disc jockey Gabry Ponte, cioè Gabriele Ponte. La loro hit più famosa è senza dubbio Blu, Dabadì, di cui ci siamo occupati in passato e che ha permesso loro di diventare un gruppo icona nella storia della musica dance italiana e internazionale, con più di 15 milioni di copie vendute in tutto il mondo nei primi 5 anni. Inoltre Blu è stata scelta anche nella opening sequence di Iron Man 3, ma non si tratta dell'unico riconoscimento, visto che per esempio hanno ottenuto il World Music Award a Monte Carlo nel 2000 come artisti che più hanno venduto nel mondo e la nomination ai Grammy Awards americani nella categoria Miglior Artista Dance. Sono l'unica band italiana ad essere riuscita a vendere più copie negli Stati Uniti, ottenendo il triplo disco di platino e numerose altre certificazioni anche in Europa. Il nome del gruppo, lo ricordiamo, è frutto di una scelta casuale del computer, che individuò in un elenco di possibili nomi la parola Eiffel, alla quale poi fu aggiunto per errore il numero 65, le cui cifre appartenevano a un numero telefonico che era stato scritto su una demo tape. Dopo il distacco di Gabry Ponte, che appunto lasciò la band, e la parentesi con i Bloom 06 che poi causarono lo scioglimento del gruppo nel 2006, nell'agosto del 2010 Mauri e Jeffrey sono tornati a ricostituire il gruppo, inizialmente anche con Gabry Ponte, poi invece hanno proseguito da soli. Ebbene, per ricordarli oggi, vi lasciamo allora un altro loro grande successo del passato, cioè Too Much of Heaven, terzo singolo della band, estratto dall'album di esordio Europop del 1999 e poi pubblicato come singolo nel 2000.